Un'European Safe Asset, alternativa ai Bund e Treasury Bill Bond americani, migliorerebbe la razionalità distributiva della creazione monetaria, governerebbe taluni disturbi alla stabilità finanziaria, anche provenienti dai debiti sovrani in eccesso, attenuerebbe le divergenze nei tassi dell'interesse all'interno dell'Eurozona. Con questo nuovo strumento non sarebbe più necessario porre vincoli alla libera scelta di investimento delle banche europee allo scopo di garantire un minor rischio per i depositanti. Sul piano operativo si potrebbe utilizzare il potere di raccolta insito nell'ISM, dello European Stability Mechanism, per emettere un titolo avente le caratteristiche richieste da tutti gli investitori globali di liquidità. L'euro ne risulterebbe rafforzato come valuta internazionale. Il nuovo strumento permetterebbe l'affermarsi di una curva dei rendimenti europei più significativa rispetto a quella oggi nascente dall'assenza di un European Safe Asset. L'ISM dovrebbe destinare i fondi raccolti con i Safe Asset per concedere prestiti agli Stati membri che disporrebbero di una fonte alternativa a basso costo per il rifinanziamento del loro debito pubblico.